don sapere, o cavaliere, ma chiamate Maritte che la terra me la lascia. Dicitevi, che posso fare per voi? Io da campare 100 anni, don sapere, sempre grazie per quello che avete fatto per la famiglia mia. Oggi mi servono poco uguaglioni. Stai surato. Tina Frey. Stai surato. Tina Frey. No, no, non tengo niente, lo sai. Sì. Ma che vuoi fare? Pronto. Ma parole la moda abbracciate con me. Facciamo questo sacrificio, ehi, mi serve una mano. Non le piace? No, non le piace. Ma che cosa sei sempre? Ma che buffa! Lascia! Mi dà il giro! Mi dà il giro! No, 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 Mamma sono Polizia, polizia!
Quando mi sei mancata? Finalmente mo stai a Napoli. Facetemelo abbracciare un momento, sono 10 anni che non lo vedo. Figlio mio, come ti sei fatto vecchio. Hai visto, pure Ciro è venuto a salutarti. Dai, mi ho pensato sempre. Eppure, oggi pensate. Quando è già cominciato, te ne avevi 10 anni. Oh, era bravissimo. Lo fulmine, lo colpo e spalla. Ha già fatto carriera. È mosso un cacca. E come? Hai rubato. Come ha già rubato? Che ma? Come l'ha rubato? E che cosa rubato? Che le gabbanelle, aniele, l'accettine, rilogge, borse. Portafogli, senza armi, solo con le mani. Cos'è? Può interessare l'oggetto. E rubava così, senza orientamento. E ti sei fatta da 7 anni per questo. Si fesse. Se ti appellavi all'articolo 57 alle sentenze della Corte Costituzionale del 67, non ti facevi più di 3 anni. Si proprio non fesse. Ma tu che parli tanto, dimmi un po', sei avvocato? No, però è come se lo fosse. Mio figlio invece è avvocato, ma è come se non lo fosse. Ah. È bravissimo, sa tutto a memoria. Penale, civile, appelli, codicilli. Solamente che non trova lavoro. Mi aveva promesso di interessarsi a Don Antonio Malagardi. E dopo non se n'è interessato più. Esatto. È vero, no? Eh? Esatto. Salvatore, questo avvocato che ti sta facendo scemo, come si chiama? Chi è un bravo avvocato? Me l'ha consigliato... Don Antonio Malacarne. Sono tutto carino. Vanno tutti i giorni in un ristorante importante. È un omaggio a Malacarne. Sapere caso un merda. Buongiorno, Don Antonio. Avete dormito bene? Bella giornata. Avete un viso molto riposato. Piano, ecco. Orientamento. Insomma, che volete dire? Il presidente dell'azienda Monopolio Banane è stato incriminato per truffa ai danni dello Stato. Attraverso gare truccate avrebbe affidato appalti per un giro di miliardi a proprie società gestite da prestanomi. Poi questa si chiama ruba. Con orientamento. L'intelligenza. Caetanozza, tu perché stai in galera? Contrabbando di sigarette. Contrabbando di sigarette. E tu? Sabato? Per furto. E tu? Domenico Lasciarra.
Fa truffa. Ma questo conosce a tutto quanto. E tu? Schifato. Rapì. E tu, Di Domenico? Sfruttamento della prostituzione, donne, bambini. E mo, che voi state in galera? Chi è che ci pensa alle vostre famiglie? I figli vostri? Don Antonio Malacarne? O di chi? Non ci penso. E Malacarne papà gli avvocati. Voglio dire quelli bravi. Quelli bravi che fanno la sciacca. Eppure che se vuol di chi? Non ne parla. Vuoi riuscire di questa prega? Aiz, da parlo chiaro. Ha ragione. Voglio dire semplicemente che quando un re pensa ai cazzi suoi, quelli come voi rimanono in galera a fievirma per sempre. E tu? Tu? O tu? Non siete meno intelligenti di chi lo là. O vai, è che non siete organizzati. Ma voi con quest'aria da professore, come avete fatto a pigliarvi 30 anni? Eh? Ho ucciso un uomo. E come l'hai ucciso? A colpi di libri. L'ho ucciso con le mani. Alfredo. Addio, professore. Mannaggia, colonna, tutte le volte che ci ritroviamo in un carcere, state sempre a ricamare, eh? Rosso, scrivitela che la voglio bene assai che mi ha da sposare. Sì. Se no la ci. Cosa? La donna amata non si può minacciare. E invece sì, scrivitela testuale. Ci pensi. I la ci. E chi le chi so? Sui calabrisi. Quelli dell'Andranga, del capo e Domenico Spina non sorprende. E i siciliani? Il brido là, vicino muro. Siciliana, potente e fatiente. Quelli là di fronte a noi invece sono i rivoluzionari. Parlano, ma te ne ha una capa confusa. Io Malacarne, quando la piglio l'aria? Rosso, piglio l'aria la piglio quando vuoi. Se avete qualche cosa da chiedergli, un favore. Una protezione. Chiedete udizi, però non vi presentate mai a mani vacante, eh? Prima o poi l'ha già incontrato. Però non sarò io a chiedergli udizi. Fatterà quello che ti serve e puliscimi la cella, professore. L'aria è finita! Rientrare! Ha 10 anni che sto in galera. Non l'hai mai fatta per nessuno. Così stiamo un po' cassi. Non ce n'è bisogno. Aspetta, da aggiare una cosa per fare. E ti, portanci.
Magari si ci fanno mettere. Ce ne manna ancora. Grazie, Ciro. Aspettate. E allora? Le etichette sono un capolavoro. L'acqua fa schifo. Vi annunziate che in America ci mandiamo solo le etichette. L'acqua e le bottiglie e pigliamo là, eh? Come volete voi, Ronaldo? Tanto chi aveva una Coca-Cola, che ne capisci? Così risparmiamo tempo e denaro. Allora, continuate. È brava, ma tiene un carattere chiuso. Tengo paura che la fanno male. Se voi potete proteggerlo. Mm. E chi parla? Lo professore Vesuviani, che scrive lettere. Per quel pezzente di tuo fratello non posso fare niente. Eh? Io posso proteggere a te, se vuoi. Canarice. Canarice. Cosa? Chitari di umiliarti così davanti a tutti. Tu non ne hai cercato carità a nessuno, capito? Io non tengo bisogno della protezione di nessuno, hai capito? Sì, sì, ho capito, ma calmati, calmati, calmati. E chi è? Chi è? Sì. Vabbè, avvocato, a disposizione a vostra. Che tieni in faccia? Niente. '841. Ciro ti manda questo. L'hanno fatta rinda a fabbrica sua. Ha fatto una bella carriera, Ciro. Ma la pratica mia a che punto sta? Che ma poco fammi, devi aspettare. E tu dici sempre aspetta, aspetta, io aspetto. Quanta soldi tenimmo? Qualche milione. Qualche quanto? Quattro, forse cinque. Va bene. E questo, vostro figlio all'avvocato? Sì, sì, è lui. Come ti chiami? Goffredo La Sciarra. Stiamo a sentire. Io ti ronchi i soldi per te mettere in un bello studio. Però tu mi hai la soddisfazione. Va bene. E giudici, quando ti vedono, hanno tramma. E a difendere chi dico io, a spese mie. Hai capito? Ma quello che si è messo in testa. Ancora non l'ho capito che provo poi. Grazie, ci penso. Finire sempre sotto i piedi d'uomo la carne. Manco le cane, professore. Bravo, complimenti. Si vede che voi non siete come quello là. Guardate, che si mette a fare la ginnastica e se ne fotte. Ogni tanto ce l'avevo qualcuno. E lo professore ci non è fare tanto che la percentuale di qualche appalto, di qualche tangente. La solita caramella che non divide con nessuno. Ma dell'organizzazione. Della vecchia camorra che nega, professore. È uno sfascio. Uno spaccio dentro e fuori dal carcere. Tutte sbandate. Tanti finti guappi che si schifano tra loro e non sanno nemmeno controllare il traffico delle sigarette. E sapete perché un malacarne non ne vuole parlare contro questa vergogna? Sì, perché è legata a cosa nostra. Ma recitami la verità. Perché voi calabresi prendete tanto a cuore i disgrazi della camorra? A che cazzo puntate? Parlammaci chiaro. Professore, voi sì che siete intelligenti, molto intelligenti. Con uno come voi si può arrivare in alto, molto in alto. Mi seguite? Sì, sì che mi seguite. Siete intelligenti. Ma l'intelligenza, caro professore, non basta. Come dicono a Napoli, bisogna tenere le palle. E voi tenete le palle. Alfred,
Figlia di lui. Quando esce ti può servire. A così la femmina dovete avere con mano, signore. E non la devi più sparare per te far sposare. Grazie, professore. A facciami sotto i perusti. Ma mietta di. Mietta di che mi ha fa un'imbasciata importante. A te l'educazione non te l'ha imparata ancora nessuno, eh? Chi sei tu, capo? Tengo una masciata per voi da parte del professore di Vesuviano. Ah, lo struzzo. Ecco boh, a me. Vi invita domani a mezzogiorno nel cortile per tirarvi con la molletta. Un duello. Ma perché va a morire così giovane, sto stronzillo? Che ve l'ha fatta fare? Buona fortuna, vai già. Qualsiasi cosa a disposizione. Che io? Non donna, che vi rispondo. A me sono fatto un le 12:10. Che è successo, eh? Lo domandi il vostro avvocato. Dentro ci sta una lettera. Il Presidente della Repubblica concede la grazia e la medaglia al valore civile ad Antonia per essere riuscita a salvare con un atto di coraggio. Questa sì, caro Presidente. Coraggio. Che ora sono? E ora si sono fatte le 12:30. Oh, ma la carne è un guappo di cartone!
O ma la carne è un appe cartone. Un guappo di cartone. È bravo, professore Vespiana. Ah, suo professore non mi che parla. Signor, dove abita donna Rosaria? Ah, sono un professore. Mo stai caso prima piano. Grazie. Voglio aspettare che amo voi. Buongiorno. Avvocato. Buongiorno. Grazie, avvicinatevi alla macchina della propaganda. Donna Rosaria? Sì? Chi siete? Permettete. Mi chiamo Alfredo Canale. Che volete? Il professore mi ha mandato a voi per un saluto e... Io non volevo, ma lui ha insistito. Va bene. Venite, venite. Questo è tutto quello che vi possiamo dare. Noi non siamo ricchi. Lo so. E questo vi fa onore. Nemmeno padre mi ha fatto tanto per me. Donna lo sa, per qualsiasi cosa a disposizione. Io e i miei fratelli, i miei amici. Per qualsiasi cosa. Capite? Va bene. Potete andare. Grazie, donna lo sa. Voi dovete essere orgogliosi di vostro fratello. Ormai in carcere lo rispettano tutti. Ha saputo umiliare la carne. Ma che te si mise in gala? Paga questo, paga kill, regala qua, regala là. E poco resta la storia. Ti metti a sfidare pure i pezzi da 90. Ma che sfida, è stato un malinteso. Che te può costare la vita? O sai chi è quello là? Te l'ha già ricordato? E sacci chi era, però sacci chi sono io. Tu tieni fiducia in me, eh? Lo sa, state calmo. A vita è un sorriso. Sei venuta con Ciro, è bene. Come fai a saperlo? Lo sa gli, l'ha già parlato. T'ha già chiesto come fai a saperlo? Lo so, io so sempre tutto. Ma come fa a passargli? Ci avevo permesso, lo sai. Guerra! Guerra! Visone! Forza! Orlando, è stata una vittoria. Ehi, nunziato, non fai mai vecchia. Bravo, bravo. Ti trovo una bellezza. Orlando, la macchina sta che stamattina. Sì, grazie. È passato tanto tempo, Tanto. I bottoni... Che metti sui vestiti? Li fabbrichi tu? No. E le fodere? No. E manca le stoffe, il cotone, le stampelle, l'imballo, le macchine. Giusto? Giusto. Allora, tu tieni a che fare con una decina di fabbriche, eh? È così o no? E tutti voi dovete pagare la tangente o malacata. E a quelli di Forcella. E a tutti quelli che si presentano.
da oggi non dovete pagare più nessuno. E chi ci protegge? Io. Il professore di Vesuviano. E come fai? Io battezzo questo locale come lo battezzarono i nostri tre vecchi. Se loro lo battezzarono con ferri e catene, io lo battezzo con ferri e catene. Alzo gli occhi al cielo e vedo una stella volare. È battezzato il locale. Con parole d'omertà. È formata società. Rimmo, voglio. Di che cosa vai in cerca? Della mia bonifica. Di giovane onorato. Quanto pesa un picciotto? Quanto una piuma sparsa al vento. E che rappresenta un picciotto? Una sentinella di omertà. Che gira e rigira. Quello che vede, sente e guadagna. Lo porta in società. Se tu tradisci, questo pane diventerà piombo e questo vino diventerà veleno. Se prima ti conoscevo come giovane d'onore, da questo momento in poi ti conosco come picciotto appartenente a questo corpo di società. Voglio dimostrarvi la mia stima. I miei uomini stanno seguendo Omalacarne giorno e notte. Sappiamo dov'è e come prenderlo. È tutto organizzato nei minimi particolari. Ma voi che cosa volete fare? Volete fare le cose a metà? Il re o il viceré? L'uomo che deve uccidere Omalacarne ha da essere uomo mio. Mi piacete. Era quello che volevo sentirvi dire. Buona Rosa, buongiorno. Buongiorno. Signore, non volete niente più? No, grazie. I frigoriferi e i televisori, mettitelo là. Pure l'hi-fi, capito? No. Donna Rosa. Buongiorno, Alfredo. Avete bisogno di qualche cosa? No. Donna Rosa, se permettete, questa volta sono io che devo dare qualche cosa a voi. Accomodatevi, venite a Caoni. Poi a te, chiudi che la porta. E sbrigate per scaricarsi i pacchi, eh? Da questa parte, Donna Rosa. Prego. Graziante di Secondigliano. Donna Rosaria. E lo Iacono di Pagani. Piacere. Questo sono per questo mese. E tanti saluti a vostro fratello da parte mia e da tutti gli amici di Pagano. Seguio. Gli amici si aspettano grandi cose dal professore. Grazie. Osseguio, Donna Rosà. Donna Rosà, eppure tutto questo è di vostro fratello. Ho anche io qualcosa da darvi. Da parte di mio fratello.
C'è risposta? Ci sarà. Che significa l'anello e davanti i serpenti alle spalle? Niente, donna Rosa, non significa niente. Vedi, Taz, abbiamo passato una bella serata, eh? Thanks. Io spero che gli affari vadano bene, come quelli dell'acqua minerale. Ok. E poi basta con l'acqua minerale e le sigarette, eh? Tempi cambiano. Sì, ma il problema è la raffinazione. Ho capito, noi dobbiamo stringere. Ciao, ti aspetto a New York. Tu quando vai a New York parlano con Tony, con Giorgio. Chi è Gilato? Frank Titas, americano. Ciao, Titas. Preparati. Vaglio, buona potete. Buonanotte, tornando. Yipi, yang da fes. Sette, tre dice, ma ha sparato una dosetto. L'anello davanti ai serpenti alle spalle. Davide va po' da. E va po' pure alla va. Il professore di Vesuvia. Così guagnona, l'amore non la può capire. Caccia fa metà stina. Questo che è bella tanta già soffrì. A me tu si catena, ballata si maria, io per la vita mia, Maria, Maria. Tu non mi dici mai, mai una parola. Dimmi una volta sola. Il professore si è scuso che non ha potuto venire. E ha mandato lui a darvi un caro saluto. E mi dormi in taccia vendù, io mi innamoro, e sempre stessa riesco tu, a pagliarmi a tutta l'ora, Maria figlia non avanza più, a me tu si catena, ballata si maria. Nicola!
per la vita mia. Maria, Maria, tu non mi dici mai, mai una parola. Lascia, com'è un menù? Una squisitezza, una magnitina. E magnatella, e fa una salute. Grazie, professore. E stasera a champagne per tutti. Dobbiamo festeggiare. Grazie, professore. Siete tutti voi. Naturalmente nessuno ha visto niente. Signor Questore, prego. Se quella mano è stata portata qua vuol dire che l'assassino è stato decretato in carcere. Lei crede? E quando un boss viene ucciso in carcere vuol dire che qualcun altro prenderà il suo posto e dentro. Ci sarà guerra. Dentro. E che importanza c'è? Finché si ammazzano fra di loro. Facilitano il nostro lavoro. E quando si saranno messi d'accordo che ammazzeranno? Senta, direttore. Sì? Volevo dirle che, ecco, se posso farle una piccola raccomandazione, lei mi permette, vero? Volevo dirle che fatti del genere non giovano al suo prestigio, lei mi capisce, no? Evitiamoli.
Vi voglio farci una proposta. Professore, voi non c'entrate, questo è un affare politico. E crea politica. L'arte di fottere chi sta con te. Ne tu di dove sei? Di Padova. Così se ti trasferiscono non te ne importa niente. Ma quelli che stanno con te sono gente come me, cade nella casa, i parenti, i figli che vengono a trovare. E se portano da una parte che succede, Compare, che volete andare allo sbaraglio? Volete fare così? Volete diventare nata volta vittime della società? È vero. È bravo il professore. Vi daremo la tessera onoraria. Se è per il bene di questa povera gente, accetto qualunque tessera. Compa, io lo so che volete. Volete più giustizia in carcere. È giusto, è sacrosanto. Ma come? Come? Cara evoluzione? Compa, che delusione. La riforma arriverà prima o poi, sulla carta. E sapete che ci facete, cagare? Ma se mi state a sentire, io vi posso dare qualcosa di buono e subito. Vi posso dare tre cose. Uno, che nessuno di voi qui sarà trasferito. Due, le visite saranno aumentate e il vitto sarà migliorato. Tre, a chiunque di voi, dentro o fuori del carcere, servissero soldi, può contare sul professore Vesuviano. E mo si volete restare la coppa, ascoltate buon nome mio. Ma se voi ricordate, scendete a Bascia, è nata volta prima e fa casino. E venite a me. E adesso, signor direttore, mi dovete il vostro debito. Questa sera alle 8 devo uscire, ma non abbiate paura. Prima dell'alba sarò di ritorno. Questo significava l'anello davanti, serpenti alle spalle, vero? Rispondi. L'hai fatta fa la messaggera di morte. Allora era puta lettera. Certo che l'ha già aperta. Perché gli voglio sapere cosa. Non tiene fiducia in me. Ma che fiducia già te ne? Eh? Fiducia. Tu sparai se si spara a te. Ah. E non farnesci più. E mo si ti mette a cire la gente a così. A casa non ci torni più. Se papà fosse vivo, che ti scesse. Io non ho già acceso a nessuno. E capì? Niente della capa, io non ho già acceso proprio a nessuno. Cosa? E ci torna a casa. Ci torna, sta sicuro. Ma intanto che avessi a fa, tengo ancora 20 anni in carcere. Dimmi tu come avessi a fa. Avessi a fa, o pezzetto, mettermi in mano lo primo stronzo che arrivo. Questo avessi a fa, questo, 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 questo.
calmata, calmata. Io non ho aggirito niente, chissà che mi ha pigliato. Qualunque cosa fai va bene. Basta che stai buono. Si agia passata. Galero meglio la vita mia. A voglio passare con Manu Capa. E se papà fosse ancora vivo, mi avesse ragione. Ma esso non ci sta. E allora. E allora. Solo tu mi puoi dare ragione. E tu mi darai ragione. Tu. Sì, te l'ho ragione. Ma no, pacirera. Solamente per far bene. Esatto. Fa bene. Ma per far bene non devi ragionare con il cuore. Ricordatelo. Una tangente, un'estorsione, una protezione produce ricchezza per tutti. Si tratta solo di avere una vera società, tra uomini veri, con leggi severe uguali per tutti. L'infame paga, anche con la vita, ma chi non sgarra ha diritto a essere premiato. A Napoli e in tutta la Campania ci stanno 104.000 fabbriche, 37.000 cantieri, 25.000 alberghi, 280.000 esercizi commerciali, 80.000 ambulanti e migliaia di professionisti. Se stabiliamo un contributo, diciamo, di un minimo di 100.000 al mese, avremo un introito di quasi 600 miliardi all'anno. È una cifra iniziale che bisogna gestire bene. Una parte andrà per gli stipendi agli affiliati, ai carcerati e alle famiglie. Il resto dei soldi va investito un'altra volta. E con la vecchia camorra come la mettiamo dopo? Se vogliono essere lasciati in pace, ci devono pagare una tassa su ogni cassa di sigarette. E su tutti i traffici di contrabbando. Quelli esistenti e quelli da inventare. Anche la droga? Ho detto tutti i traffici. Mi sono spiegato. E va bene, ammettiamo pure, come io credo, che siamo tutti d'accordo. Sì. Però parliamoci chiaro, qua scoppierà una guerra. Chi la combatte? Siamo già in molti e diventeremo sempre di più. Qua fra tutta la provincia e tutta Napoli ci sono più di 300.000 disoccupati. E noi che cosa gli offriamo? Lavoro! Riscatteremo il meridione d'Italia! Aveva ragione lui. Ci volevo proprio, non ma così. A me mi ha fatto il suo pazzo. La camorra riformata deve avere tre cose. Primo, una perfetta organizzazione. Secondo, abbastanza danari per poter corrompere i giudici e i politici. E terzo, la convinzione che disponiamo della vita e della morte di tutti quanti. Ferma, ferma. È quasi l'alba. E mo che buffa.
Cavaliere, che stanno se mi aiuta malamente. A grande ne ha rovinato tutte cose. Se venite in coppa a terra, vi mettete a chiagnere. Dicevo, per piacere, tu non hai chiagnere sempre. O fai tutto l'anno. Porti male augurio. Tragitto, o paghi o te ne vai. Facitele, per sta creatura. Mi metto mezzo pure la creatura. E va a tenne tu e la creatura. Ve ne dovete andare da qua e dalla terra. Poi la terra l'ho promessa a un altro colono. Ah, questa musica americana. Come on, baby. Salvador, un giorno quel castello deve essere mio. Ricordatelo quando diventerai sindaco. Grazie di essere tornato. Siete un uomo di parola. Noi vi garantiamo sicurezza per voi e per le vostre famiglie. Una polizza vita che vi consigliamo di non rifiutare. Ogni mese passeranno i nostri incaricati che si presenteranno a nome del vostro santo protettore, che voi dovete benedire con un'offerta spontanea, perché ogni offerta che non viene data col cuore o viene data in ritardo o peggio con l'infamità di una spiata fa dolore al santo, ma più ancora al peccatore. E pure sta zona è fatta. Poi ci mici i cantini. Da 6 mesi non mi arriva più la pensione. All'INPS mi hanno detto che risulto morta. Ma io sono ancora viva. Che posso fare? Ah, che mani raffinate che tenete. A verità, tenete l'ogni più bella di Ponceria. Al sindaco Lo Russo ci pensasse lui. Passami la posta di oggi. Mio figlio sono 5 anni che aspetta un posto. Gli fanno sempre promesse, promesse. Ma sempre disoccupato sta. E si dovrebbe anche sposare. Va bene. Da lunedì comincerà a lavorare. Vi faremo sapere dove. Grazie. Allora. Per adesso pigliatevi questi. Grazie. E per le elezioni? Ricordatevi per chi dovete votare. A disposizione. Quanti siete in famiglia? 7 persone. Conto su di voi, mi raccomando. Io sono già stato alla Camera di Commercio. La cosa non è semplice. Ad ogni modo, molte grazie. Sistema ogni cosa, eh. Facite voi, avvocato, io sono 2 anni che faccio aprire l'esercizio e non ci riesco. Non mi preoccupate, praticamente l'ho già fatta. Assettato. Grazie. Sorelle, potete entrare. Tu e tu, trasito. Meno male, a sé. E allora? Io non lo so se ho fatto bene a Benicà, ma dove andavo? Dai carabinieri è peggio. Chi le prima lo arrestano, poi credono a esse e non a me. E quando esce quello mi ammazza. Ma di chi stai parlando? Vedrai, ti piacerà, mi diceva. Alla tua età sei grande ormai. Beh, mi sono fatta convincere. Ma appena ha finito lui, ha fatto venire gli amici suoi. Sono mesi che mi sfrutta, non ce la faccio più. Rita, non chiagnere. Pregata, non devo dirlo a nessuno. Non ha aiutato.
conosci? È un uomo denunziato. Traffica con i bambini. Nel quartiere ne ha più di 20. Che devo fare? Cetti! Lassama, quello che ti dovevo dire già te l'ha gerita. Cetti, tu mi hai sposato perché io ti voglio bene. Non ti sposerò mai. Guarda che se non mi sposo ti sparo. Ma va a te! Te lo giuro, ti sparo! Allora mi sposi, sì o no? No. Mi sposi, sì o no? Pensaci buoni, Cetti! No! Ho poco capito che ti voglio bene! Ho poco capito che ti voglio bene, sì o no? Rinunciate a Satana? Rinuncio. E a tutte le sue opere? Rinuncio. Volete dunque che Antonio riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Antonio, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso che io e Dio abbiamo un altro figlio, se essa non te ne ho tempo per proteggere, allora ci pensi. Professore, ci dica qualcosa. Scusate. Ci faccia un piacere. No. Il pubblico è molto interessato. Io non sono nessuno. Anche l'articolo non mi è piaciuto, Coraggio, professore. Gli indagati non si sono più fatti. Grazie, professore. Dietro. Frank di Tassa l'americana, finalmente vuoi trattare con lui. Ma vuole parlare solo con te. Sta bene, allora managgia Sciacca e nel modo più sensazionale possibile. Lo sa, le vecchie famiglie l'hanno saputo, eppure che lì è New York, che siamo i più forti. Se tutto va buono con Marisce l'avvocata, ti trasferisci in un manicomio, allora è tutto più semplice. Signor Presidente, in queste perizie c'è la somma delle tesi psichiatriche, le quali dimostrano senza dubbio alcuno l'infermità mentale, la pazzia del mio assistito. Si procede all'interrogatorio dell'imputato. Conducete qui l'imputato. Eccellenza, io sono stanco. È da stamattina che sto in piedi. Va bene. Che cos'altro avete da aggiungere? Ah, ecco, vedi. Eccellenza, io vi auguro tutto il bene del mondo a voi e alla vostra famiglia, per carità. Però, se voi dite che io non sono pazzo, io falsatamente pazzo, e chissà, mi viene qualche pensiero. Mettiamo che una cosa succede a voi o alla famiglia, e si può succedere, che fa?
diventate pazzo pure voi. E allora poi ci vuole un altro giudice che ci manda tutte e due al manicomio. Voltatevi, se non volete passare qua. Lo sa, ti immagini che faccia che fanno quelli di Nuova York quando leggono il giornale? Il professore di Vesuviano è scappato col mitra in mano come un personaggio del cinematografo. Professor, ci mancano sulla televisione! E bravo Alfredo! E a farci denunziato, ma come vai a battere cassa? Che volete? Lo portano ammasciato il professore Vesuviano. Ah, e se la risposta fosse 5 sacchi di spazzatura con voi dentro, eh? Voglio! Se tra 5 minuti io e i miei uomini non siamo usciti, stu locale fa una botta sola. E mora Sansone con tutti i filistei, cioè voi. Siete dentro una polveriera. Non ne ho vero. È un plef. Sparate, sparate. Giuro sto sipario. E che cosa vuole questo professore Vesuviano? Vuole che il vostro lavoro proceda in pace. Sta pace va costa 30.000 lire per ogni cassa di sigaretta, 600.000 per ogni furto di tir. E sul gioco alla prostituzione un forfè di 30 milioni. Al giorno, si capisce. E per chi ci ha prese? Per la cassa del mezzogiorno. E ngoppo sangue nostro, quanta vostro bambino? Chillo per un momento vuol potete tenere. Pronto? Non vogliamo più sopportare le vostre imposizioni, dice Angelo professore. La neve non si tocca. Don't you?
morti dall'inizio dell'anno. Il controllo del traffico della droga. Questa è la causa della guerra tra le organizzazioni camorriste dei Nunziata, dei Verzella e dei Musella, alleati contro la camorra riformata. Procedono intanto in Campania alle ricerche del pericoloso boss evaso dal manicomio criminale. Anche oggi si sono svolte numerose manifestazioni popolari contro la criminalità organizzata. Hai fatto prendere precauzioni? Ti sei informato? Certo, sta tranquillo. Beh. Titas ci riceve a casa sua, in mezzo ai suoi ospiti. Vedrai che gente. Affaristi, banchieri, gente dello spettacolo. Tutti fanno a gara per essere amici di Frank Titas. Non posso. Buonasera. Grazie. Buonasera. Quello lo conosci? Chi, quello? Ogni settimana in televisione. E quegli altri due là? Il più anziano è uno dei più grandi banchieri d'Italia. Sì. L'altro è Roberto Sapienza. Entra ed esce dai salotti dei politici come se fosse a casa sua. Ah, e tu com'è che li conosci, eh? Se tu non stavi tanti anni in carcere, li avresti conosciuti anche tu. Se non fossi stato tanti anni in carcere, ma non stesso mi ha... Mi piace la bella compagnia, però preferisco parlare in privato. Non dovete preoccuparvi. Tutti quelli che vedete qui sono amici miei. Ah. E se ci metteremo d'accordo, saranno anche amici vostri. E va bene. Bene. Noi possiamo affidarvi il giro della droga in Campania. Ma voi, che garanzie ci date? Come vi mettete con le vecchie famiglie? I vecchi clan sono un problema vostro. O mi sbaglio? Noi possiamo sbarcare, raffinare e consegnare la merce fino a Milano. Alla distribuzione, penserete voi. Sarebbe inutile, troppo costoso, entrare in conflitto. Il guadagno sarà per tutti. Se guadagno ci sarà. Non c'è niente di meglio dello champagne. Li tiene freschi e puliti. Non perde tempo il tuo amico, eh? La chiamano pelle di pesca, perché ha la pelle come il velluto. Guarda come stanno bene insieme. Stanno bene insieme perché quando si fotte, ognuno sa il gioco dell'altro. E il vostro gioco, qual è? Voi parlate di garanzie, consegne, percentuali. Però senza l'ok tuo e di Cosa Nostra, io non posso mandare corrieri nel Perù o in Thailandia. Bravo, professore. Mi siete simpatico. Ma vedete, quell'invito io non ve l'ho mandato di mia iniziativa. Ma per conto di Cosa Nostra, ed è a loro che dovete piacere.
pure a me facendo the same impression, la stessa impressione, 20 anni fa. Where are you from? Da Vesuviano? Conosce Alfredo Canale? Quello è lo mio compare. Che faccio adesso? Lavoro con te? E se sai tutto, perché mi fai tante domande? Maybe I talk too much, parlo troppo, perché tu sei paesano a me, understand? Chi lo carra è gente nostra, you need an escort. L'escort ti è dovuto, professore. In questa città le notizie circolano, you know? Commissario, se lei è qua ci sarà un motivo. Eppure voi siete qua, qual è il motivo? Ma ci sono novità. Le indagini sono in corso. Le conviene dirmelo? Dove si nasconde? Siete voi che me lo dovete dire. Io so che non è fuggito dal manicomio, ma l'hanno rapito. E chi è stato? E che fine ha fatto mio fratello? Commissario, indagate su questo punto. Scusate. Prego, prego. Pronto? Rosa, sono io. Ti volevo salutare. Ho capito. La messa è per questa sera? Carè, c'è sta qualcuno. Non puoi parlare. Sì, sì. Deve essere cantata. Come? Il santo deve andare a parlare con il Padre Eterno. Quando? Adesso da fare. Richiamate un'altra volta. Che mondo. Le manderò la registrazione di questa telefonata. Così si tranquillizzerà sulla vita di suo fratello. Il professore di Vesuviano, Joe Gandino di New York. Tony Cuomo di Miami. Siediti. Grazie. Tombasi, fate buon viaggio? Sì, buono, buono. Che si dice a Napoli? C'è stata un po' di confusione. Ma adesso che tu stai in libertà, le cose le puoi rimettere a posto, ok? Troppe morte ammazzate, non portano bene a nessuno. Voi sapete com'è. Quando sei in cutine, statta. Quando si martiella, batte. Quando bisogna mettere ordine, bisogna farlo. Chi sa che ha facito bene, ha trattato bene le guaglioni. Noi conosciamo tutto. Però non si può mangiare da solo. Casi no, si scoppia. Frank, mi è testimone. Io offro società a chi si merita, no? Ma ogni zona deve avere un capo. Un capo. Nella Sicilia, i siciliani. Nella Calabria, i calabresi. E in Campania, tu. Col vostro permesso. Hai il permesso di ascoltare, se vuoi. All right. Well, noi qui teniamo bisogno della roba. La Sicilia non basta. Li marsigliesi, we don't like it, non ci piacciono. Napoli sta bene. Ma tu non devi strapazzare, vecchi amici. Fare la guerra è facile. Ma tu la pace devi fare. Ricorda che un padre non si mette mai contro nessuno dei propri figli. Ma io... Io voglio essere figlio vostro. Ok. Potenca
365 stanze. Una per notte. Te la ricordi? Eh sì che me la ricordo. Ma adesso questa è casa tua. Da oggi in poi la nostra vita cambia. Faremo grandi cose. Vedrai. Loro si arricchiscono. Comprano banche, aerei, palazzi. E a voi quanto vi danno? Eh? 1 milione a viaggio? 500.000 lire per ammazzare un uomo? Rischiate la vita. Vi farete 10 anni di galera, ma non parlate. E tutto questo perché? Perché adesso il professore manderà un vaglio di 300.000 lire al mese alle vostre famiglie? E se io parlerei, i soldi li mandasse lei alla mia famiglia? Commissario, che mi dà il pane? Mi viene padre, eh? Visto quanto è bello? Guarda, guarda, e questo qui è il sentiero. Qui faremo le attrezzature. È tutto intorno il campo da golf. E quanto viene a costare? 35 miliardi. 35 miliardi. Abbiamo già avuto tutti i finanziamenti. E qui potremmo fare tutti gli investimenti che vuoi, professore. Diventerà una zona ricchissima per il turismo. Che ne dici, Ciro? E quando mai ci crescerà l'erba qua? E ce la faremo crescere l'erba, ce la faremo crescere. Salvatore, l'epoca dei fessi è finita. Nu campi i golf sul Vesuvio, ma sto progetto è una fetenzia. Ma che cosa ne capisci di turismo? Questo è mestiere mio. E allora con questo vuoi dire che tu e i tuoi amici siete presi l'appalto per la costruzione dell'aeroporto e dei depuratori perché siete esperti in trasporti e in ecologia? E a noi ci mandate a giocare a golf. Non erano questi i patti. Vangela dice dal tuo amico l'assessore Mesille a quel pesce canaro senatore d'amore. Come gli ho dati i voti, mi pozzo pigliare. Insomma, io più di quello che ho fatto non posso fare. E allora mettiti da parte. E facci trattare direttamente a noi. Non ci va più di guardare il banchetto da lontano. Vogliamo sederci a tavola. Anzi, a capotavola. Bravo, Ciro. Fammi rincontrare a quattro occhi l'assessore e il senatore. Io v'avverto. La corda, più di tanto, non la possiamo tirare. Organizzi. Organizzo una bella cena, Salvatore. Una bella cena. E mi voglio sedere a capotavola. A capotavola. Eccoli qua. Buonasera. 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 Onorevole Malventi, le presento un amico. Buonasera. Franco Pirrone, costruttore. Ma come si fa a parlare di certi affari con un estraneo? È un tranello. Ma il professore se la caverà. Speriamo bene. Tranquillo.
Sì. Onorevole. Come sta, signor sindaco? Ciro Barrio. Molto lieto. Fortunatissimo. È molto gradevole questo locale. Sono contento di trovarmi qui. Allora lei è un costruttore. Non deve essere facile fare il costruttore in questa zona. Ma veda, per quello che mi riguarda, io pago ogni mese la tangente alla camorra e mi lasciano in pace. Ma è una violenza intollerabile. E perché? Non paghiamo le tasse al governo e poi ci dimentica. La camorra invece ci dà protezione. Siamo giusti, onorevole. Volete che non faccia pagare una tassa su questo? Io scherzo, si intende. Non si spaventi, onorevole. Qui a Napoli si scherza anche sulle cose drammatiche. Nonostante tutto, questo è un popolo allegro. È proprio così, onorevole. Il senatore ha ragione, noi siamo un popolo allegro. Assaggiate come le fanno qua sul sole. Certo, qua cucinano tutto con pomodoro. Guagliù, tenete l'occhio aperto. Aspettate qua. Oppure c'è la mancanza di case. Io sono disposto a investire miliardi per costruire. E chiede le concessioni. Allora arriva per esempio qua l'assessore Mesin. E che cosa mi risponde? Benissimo. Voi ve ne potete andare. È l'occasione che aspettavamo. O professore Adamurì. Frank di Tass deve contrattanata voto con noi. Iago! Iago, Iago. Ui, mi ci voglio! Secondo lei, il contrabbando delle sigarette non va combattuto. Ma è logico, ci sono 80.000 napoletani che lavorano con le sigarette. E una bella mattina si trovano in mezzo alla strada. A rivoluzione in città. Veda, io sarei pure disposto ad assumerli se il governo mi desse il permesso di produrre sigarette. Ma il governo me lo permette? Oh. Quel che cosa smettere malamente. Tu vieni con me, tu metti dalla trete, tu vai a chiamare l'Ari, capito? Babù.
Mi tolgo una curiosità. Lei parla di miliardi con molta disinvoltura. Ha un'attività così importante. E io adesso le svelerò un segreto. Lei siede a tavola con un grande delinquente, il leggendario capo della camorra riformata, latitante da un anno. Lei è molto divertente, ma non le credo. I miei amici non mi farebbero mai uno scherzo del genere. Ma facete parlare per favore con Ciro Parrelli, sì? Mi dispiace, ma sono andati via tutti. Rispondite, donna Rosa, rispondite. Arrivederci a tante cose. Buonasera. Buonanotte a tutti. Arrivederci, Salvatore. Buonanotte. Scinna loco, che ti sparo. Che sì! E mi si capiva la paura. Lasciatelo, mannaggia la volta! Io non mangio faccia di muovere! Non ti muovere! Lavatemi in mano a cuolla! La macchina non l'ha già rubata, è un amico mio! Lascia! Dai, indietro come di regola! Il canale, che sta succedendo? C'è uno strano movimento stasera. Nunziata, Verzella. Tutti in giro stanno. Commissario, è sapere che è una bella serata! Per chi? Tu lo sai che come lo cerchiamo noi, lo cercano anche loro, oh professore. Ma non per arrestarlo, per ammazzarlo. E allora perché non è fermata, eh? Solo se mi metti in condizione di arrivare prima di loro.
Commissario, ma facete fare una telefonata. Se devi telefonare a donna Rosaria è inutile perché ho fatto isolare il suo telefono. Stronzo! Vuoi dire a me quello che dovevi dire a lei? Io vuol dico. Vuol dico, ma voi mi avete promettere con un lazzolito. Se no siete un commissario morto. E mo' sbrigato. Buonanotte. Vai, state buono, Ciro. Ci offriamo, voglio. Stanotte restate tutti e due. Va bene. Buonanotte, Ciro. È arrivato. Ehi? Sei in un casale a Reto Montagnone. Venite presto. Senza mio ordine. Nessun'auto deve lasciare la zona. Attenzione, sono armati. Voglio, buttate le armi. Buttate le armi. Giustamente tocca a voi. Il professore di Vesuviano poteva essere catturato solamente dal capo della squadra mobile. Sono soltanto un commissario. Lo diventerete. Lo diventerete. Io so sempre tutto. Facevo la carriera del prete, sicuro diventavo papa. Russo, ma adesso mi hanno fatto sindaco! Grazie, grazie, Russo! Facessero il papà da lui e da adesso come ti vengono dall'Italia!
Ma che nome è nome? Io nome non ne faccio. Ma che siete messi in capo, come sa? Io non sono una spia. Io ti sto solo chiedendo dove vuoi andare. Ma potete far sì? No. E allora perché mi ho chiedito? Poggio Reale per te è un carcere pericoloso. Io ti posso fare trasferire in un carcere più tranquillo. Perché? Io voglio stare dove sta il professore. E chi ti assicura che capirà quello che hai fatto? Eh? Pensaci. Capirà. E seppure non avesse capito, io sono un camorrista. Voi lo sapete che cos'è un camorrista? Angelo, professore, in un laggio tradito. E mo faci d'amres. Thank you.
Achille è il padrino di mio figlio. Alfred, quello è il padrino di nostro figlio. Che le nuboia, hai capito? Hai visto? Hai visto? Ma io gliela faccio pagare. T'ho giuri, ce faccio, papà. Il primo reato che le viene contestato è l'evasione dal manicomio giudiziario. Ma che evasione? Eccellenza, io mi sono solo allontanato. Forse un po' troppo rumorosamente. Allontanato, no evasione. Signor Presidente, il mio assistito è stato riconosciuto infermo di mente. Ora un infermo di mente che evade da un manicomio o da un qualsiasi altro posto non commette nessun reato, in quanto è pazzo. Cosa avete fatto durante la latitanza? Non ve lo posso dire se non mi date altri 3 ergastoli. Vi posso solo dire che ho dato una mano alla giustizia. Si riferisce ai 300 morti di quest'anno? Quale? Quelle morte di fame? Morti ammazzati. Si tratta di morti ammazzati. Ah, si vede che qualcuno ci aveva l'abbonamento con le pompe funebri. È logico, no? Silenzio! Silenzio! E di questa CR, Camorra Riformata, che cosa ne sa lei? CR? Ma forse la Croce Rossa, oppure Cara Rosaria, il nome della sorella mia. È vero che disponete di 3.000 affiliati disposti a dare anche la vita per voi? Signora, lo dicono loro, lo dicono loro. Si vede che io ho seminato bene. Eccellenza, seguitemi voi che avete studiato. Se io non seminavo bene, non direbbero queste cose. Si vede che io sono destinata a fare del bene, a aiutare. Forse perché ho bisogno d'affetto, che ne so. Ieri ho dato 2 milioni agli orfanelli. Scrivetelo, cancellieri, scrivetelo bene. Scrivetelo. Insomma, lei ritiene di essere un messia? Tu l'hai detto, tu l'hai detto. No, scusate per il tu. Però il Vangelo mi suonava male se vi dava del lei. Silenzio! Silenzio! O faccio sgomberare l'aula. Fate allontanare i fotografi. Imputato, sedetevi. Questo non è un palcoscenico, è un'aula di tribunale. Eccellenza, lo vedete da che cosa mi devo difendere? Dalla popolarità. Chi sono i componenti di questa vostra associazione? Io li posso dire, però devo fare almeno 100 nomi di personaggi grossi, anche di alcuni magistrati. Su. Volete che lo faccia? Se vi viene difficile, vi daremo una mano. Signor Presidente, chiedo che l'imputato venga messo a confronto con la vedova di Alfredo Canale. Silenzio! Silenzio! Obiezione! Signor Presidente, la difesa non era a conoscenza. L'istruttorio non prevede tale testimonianza. Avvocato! Avvocato, io vi voglio bene, però se voi strillate così, parlate voi, parlo io. Qua non si capisce niente. Signor Presidente, voi non avete mai avuto l'onore di interrogare uno come me. Eppure mi volete umiliare. Mi umiliate, perché per giudicarmi qua, anziché il procuratore generale, c'è un pubblico ministero. E per di più una donna, una femmina. Lei è un buffone. Voi lo sapete che ci faccio con una femmina?
Ma che cosa si deve sentire? Protesto! Silenzio! Questa è un'indecenza! È un insulto alla giustizia! Silenzio! La sua è una calunnia per le tue! Portate via l'imputato! Usciamo di qui! Dottore Ervolini, ve l'avevo detto io che vi facevano capo della mobile, complimenti. Mi saluti il questore. E poi la mamma, unico innocente testimone di un delitto di traitore. Cresci bene, cresci sano, cresci diverso. Dimentica tutto e tutti per una vita migliore. Questa è poesia. Questo è il cuore del nostro professore. Ed è a lui che noi dobbiamo reverenti il premio per il miglior poeta di Napoli. Ti trovo buono. Pure tu. Hai saputo se ti danno la riduzione della pena? Muovire. Chi la sta facendo carto, professore? Il Baglia l'ha mandato? Sì, io sto leggendo le sue poesie. Sono belle, eh? Quelle d'amore specialmente sono proprio belle. Che le l'ha già letto pure io. Secondo me lui è un uomo eccezionale. Chi lo vede eccezionale? Oddio, certe fantasie sue io non tanto e capisco. Pare che è un poverichio. Ma poi non difetti. Che ha dito, sai, con me, no? Eppure sta da campano. Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Avvocato. Ci ha mandato pate terra, deve essere l'apocalisse la vecchia camorra.
c'era chi l'altro. Arova, è strutto. Vola, sa così. Dai, dammi. Piazzaci tu, la bacio. Cattivo! 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 Avrei due ragioni per te far uccidere. Primariamente, perché non sei stato un bravo camorrista. Secondo, per quello che hai detto sulla pulizia della mia personalità. Ma ci decisi di fare grazie. Però tu mi hai qualcosa in cambio. E la vogliono che ti viene a trovare, chi è? È mia sorella. Ecco. Tu mi devi dare a tua sorella. È mia. Punto e basta. Disastro, dottor Iervolino. Mi dica che potevo fare. Cercheremo di ricostruire la dinamica dei fatti. Ognuno dei detenuti dovrà descrivere cosa ha fatto durante il terremoto. Gli spostamenti, tutto. Ogni cosa. Sì, capisco, ma guardi che molti sono stati trasferiti. È arrivato l'ordine dal ministero, sa? Con quello che è successo, è un provvedimento cautelativo. Ah. Ed è stato trasferito anche il professore? Poche ore fa. È stato trasferito da solo oppure con lui c'erano anche Gaetano Zarra, Gennaro Di Domenico e tutti gli altri? Beh sì, erano una quarantina circa. E immagino che siano stati trasferiti tutti nello stesso carcere. Ciao Carmela, un buon ascolto anche per te. Ancora per un'amica Margherita da Villa Literno che salutava a me la cugina Ramirda, la famiglia Freo per Massimo. Ancora per Alfonso da Maddaloni, ciao Alfonso. Suona. Anche per te. Suona da Sant'Andrea di Rossone, la sorella Caterina per il personale di Radio della San Giorgio. Ancora per l'amica Patrizia da Capo di Chino che salutava la mamma Rosetta. Ciao Patrizia, un buon ascolto per te, per tua mamma Rosetta. Ancora per l'amica Maria da Porcella, ciao Maria, un buon ascolto per te, per tutti gli amici di Porcella. Ancora per Lina da Alfonso Mare, ciao Lina, un buon ascolto per te, per tutta la tua cara famiglia. Ancora per l'amica Francesca dalla stazione centrale che salutava l'amica Antonello Cinzia. Per tutti coloro che ho citato, che è spogliati. Mi
Bisogna fare presto, se no scadono i terzi. Si rende conto? Non ce la facciamo più, è una vergogna. Lo so, la vostra situazione mi è nota, ma il terremoto non l'abbiamo fatto noi. È una disgrazia naturale. Ci vuole pazienza, molta pazienza. Stiamo lavorando per voi. Stiamo lavorando per voi. Allora, quella questione è sistemata, avete capito? E per le case prefabbricate a quando le gare d'appalto? Ogni cosa a suo tempo, Carlo Russo. Adesso devo scappare. Ossè. E salutatemi gli amici, eh? E la giunta è stata convocata. Sì, la prossima settimana, previa conferma del presidente. Ronda di Rogarme. Sdegno e preoccupazione in tutto il paese per il primo atto terroristico compiuto dalle Brigate Rosse in Campania. Qualche ora fa la colonna napoletana delle BR ha rivendicato la strage avvenuta stamane a Napoli. Il presidente del Comitato per la ricostruzione delle zone terremotate, l'assessore regionale Mimmo Mesillo, è stato rapito. Assassinati i due agenti di scorta, l'autista e il segretario dell'assessore. Però gli inquirenti hanno preso un bel porco. Chi le con l'impiccio si è fatto Emiliano? È stata zitta, ma questo fatto tutta la regione sarà invasa dalla polizia. E noi non potimmo fare un cazzo. A pochi chilometri. Va a chiamare tutti i terroristi del padiglione 9 e porta a 1000 qua. Come se sono permessi di fare rivoluzione a casa mia. Assessore, si sbrigassero a trovarlo, se noi glielo troviamo noi, vivo o morto. Non si può andare avanti così. Va bene, silenzio. Permettete, donna Rosa, che cosa vanno malamente? Che nessuno chiuso, papà. Capite? Che non c'è rimasto più niente, manca troppo. E che l'ufficiante è merda e franca di tasse, non ci fornisce più di niente. E mo è passato un'altra volta con le vecchie famiglie. E dici di gelo, professore, che facesse qualche cosa. Il professore sa tutto e sta cercando la giusta soluzione al problema, ma dovete aspettare qualche giorno. E fatelo sapere agli altri amici. Mio fratello non abbandona mai nessuno, avete capito? Mai. Perché avete chiesto di parlarmi? Oh, è perché ho usato questo tono, io vi volevo offrire una grande occasione. Farvi diventare il più famoso capo della mobile d'Italia.
Io vi faccio risolvere un caso clamoroso di interesse nazionale. E magari arresta qualche terrorista. E per ringraziarmi dovete solo chiudere un occhio. Ma perché parla ancora? Voi siete così intelligente. Voi siete uno sciacallo. Ma io rappresento lo Stato e non tratto con un camorrista. Bouchard, una volta l'avete fatta. Sì, è vero. È vero, si chiamava Alfredo Canale. Mi disse dove eravate nascosto per salvarvi la vita. Bastava che io arrivassi un minuto dopo e voi sareste morto e lui vivo, ma l'avete fatto ammazzare. Sapete che cosa siete? Siete soltanto un imbecille. Però quando mi avete arrestato, lo sapevate di salvarmi la vita. Perché l'hai fatto? Perché sono un poliziotto. Che delusione, lo facevo anch'io furbo. Se avessero rapito un ingenuo come voi, non si scomoderebbe nessuno. Ma per uno come Mesillo vi assicuro che scenderanno a patti con me. Io non li costringerò, ma gente più in alto di voi verrà da me, verrà lo Stato. Chiunque verrà, quello non è lo Stato. Professore, c'è gente che vuole parlare. Prima si saluta. Ma puoi parlare. Come si è trasuto? Mi hanno fatto colonnello. Nell'ufficio del direttore c'è gente importante che vuole parlare con te. Servizi segreti. Lo so. Lo so. Io so sempre tutto. Invece. Pensiamo che se i terroristi hanno avuto la possibilità di agire a Napoli, sarà più facile per voi intervenire che non per le forze dell'ordine. L'assessore Mesillo è una personalità molto debole. Sono 30 anni che fa politica in Campania e sa molte cose. Se dovesse cedere ai ricatti dei terroristi, la fiducia nelle istituzioni ne verrebbe gravemente compromessa. Insomma, professore, il mio partito vi chiede di adoperarvi per salvare la vita dell'assessore. E di farlo subito. Signore, mi state chiedendo di intervenire. Ma con voi non tratto. Voglio i pezzi grossi. Riferite. E poi ci rivedremo. Lega ad alta voce. Signori terremotati. Vada avanti. Signori terremotati. Qui parla l'assessore regionale Mimmo Mesillo. Mi tengono prigioniero e mi uccideranno. Aiutatemi, salvatemi la vita. Signori terremotati, costringete le autorità a dare le case sfitte alle famiglie che stanno nelle roulotte e ai senza tetto. Chiedete la messa in atto del piano di ricostruzione delle zone terremotate. Amici, chiedete interventi immediati e concreti, altrimenti per me è finito. Signori terremotati.
È un messaggio del nostro segretario. Spero che sia una garanzia sufficiente. Quasi tutte le nostre condizioni sono state accettate. E cioè? Innanzitutto va bene per i trasferimenti e le riduzioni di pena per i vostri uomini. Per quanto riguarda gli appalti nelle zone terremotate, vi possiamo concedere il 50% dei lavori. Per quanto riguarda voi, invece, vi faremo ottenere la libertà riconoscendovi la totale infermità mentale. Tutto questo, naturalmente, se riuscirete a condurre in porto l'affare in tempi brevi e senza compromettere nessuno. Naturalmente, polizia, carabinieri e guardia di finanza non verranno a saperne nulla. Domani stesso arriveranno qui i terroristi che ci avete segnalato. Avremmo bisogno di sapere subito. Avete la mia parola d'onore. Farò tutto il possibile per salvare l'assessore Mesillo. Senatore, spiegatemi una cosa. Perché cercate di salvare in tutti i modi la vita di questo semplice assessore? Quando appena ieri si è lasciato assassinare il presidente del vostro partito. Voi siete un uomo di potere e queste cose le potete capire da solo. Non chiedetemi altro. L'accompagno, senatore. Venga. Prego. E mi dovete un altro piccolo favore. Quel vostro amico di Milano. Frank Titus? Quello me lo dovete arrestare e trasferirlo qua. Italia, partenza per New York. Prego, polizia. Mi dia un documento, per favore. Italia, departure to New York, flight 642. Lei è in arresto. But you're crazy! A pochi giorni dall'ultimatum imposto dalle BR, la residenza dell'assessore Mesillo è stata ancora oggi meta di personalità del mondo politico regionale e nazionale. Se dimmi chi sto proprio dice. Onorevole, una dichiarazione sulle richieste dei terroristi. Qual è la posizione del vostro partito? Noi abbiamo una posizione di fermezza. Il governo non può trattare coi terroristi. Nessuno può mettere in dubbio la nostra intenzione di non cedere al ricatto terroristico. Noi abbiamo fiducia in un successo delle forze dell'ordine. Queste sono le nostre condizioni. 5 miliardi in banconote non memorizzate, una fornitura di armi e il vostro impegno a farci partecipare nel controllo delle carceri, trasferimenti, permessi e riduzioni di pena. Entro 48 ore avrete la mia risposta. Comunque c'è un'ultima condizione. Dovete provvedere a eliminare alcuni sbirri che ci danno fastidio. Per esempio? Per esempio, il capo della mobile Iervolino. Bel esempio. Solo stanchissimo. Chissà quanto ha camminato. Passa e chiudo. Ma questi qua non sono poliziotti. Accostate, accostate! Ma chi siete? Che volete? Cosa volete?
Assessore, ci segua, per favore. Attenzione, volante 15 al centrale. Dottor Iervolino, l'assessore Messillo è stato liberato, ma gli agenti dei servizi lo hanno portato via. Che cosa? Abbiamo saputo adesso che l'assessore è stato portato direttamente a casa sua. Dicono che sta male. I medici hanno proibito qualsiasi interrogatorio. Non c'è altro. Chiudo, accelera, questa storia non mi piace. Ma che significa? Significa quantomeno che hanno impedito ai magistrati di interrogare l'assessore. Nella terra della camorra tutto è possibile. E i camorristi non sono altro che pedine di un gioco più grande di loro. Vai, vai! Attento! Del professore. Pulisci i denti con la champagne, a così non ti trovano in disordine quando ti fanno l'autopsia. Professore, professore, wait a moment, parliamo, professore! I tell you the truth. I find that everything has changed down here. For example, the people, the Italian people, were before. Okay, let's go. Questa sera siamo tutti più contenti. Anzi, che dico, siamo più felici. That's my present. Noi ci credevamo di essere stati invitati a un matrimonio e non a un funerale. Perché vostro fratello ha fatto accidere Titas? Mio fratello non c'entra.
Non è stato lui a decidere. Incredibile, appassionato, applauso! Hammer, chi l'ha ucciso? Zarra, Gaetano Zarra. Quel pazzo ha fatto di testa sua. Ma mio fratello lo punirà. Cazzate, sono passati più di 3 mesi. Tu, Salvatore, se ti mandate assessore provinciale ti faranno pure deputati, ovvero, sì o no? E tu, Ciro, quanti miliardi ti sei fottuto con il tuo amico Sapienza, eh? No. Zitto, non parla. Sono stati raccolti 5 miliardi, ma uno solo è andato ai terroristi. E stronzo si sono accordati. E là di qua. Va bene, ma calmati adesso, ti devi calmare. Calma, è la promessa. A libertà, a libertà, a libertà. E non hai avuto mai il tuo cazzo. Manterranno gli impegni. È solo questione di tempo. I politici bisogna prenderli per il verso giusto. È bravo. Lo so io qual è il verso giusto. Ammazzarlo. Ma che stai dicendo? Sì, sì. Potrebbe essere pericoloso. Io lo dico per te e tu lo devi capire. Te la ricordi la fine di Salvatore Giuliano? Me lo dovevi dire prima! Ma li maricino prima! Ma no, è troppo tardi! Professore, io ho finito. Il documento è venuto benissimo, sembra vero. I politici non mi fottono a me. Guardate la televisione e leggetevi i giornali domani. E vedrete chi è che fa la fine di Salvatore Giuliano. Un documento, la cui natura dovrà ancora essere accertata, ha provocato uno scandalo che rischia di travolgere le sorti del governo. In base a tale documento, i servizi segreti ed alcune personalità dell'area di governo avrebbero trattato con la Camorra il rilascio dell'assessore Mesillo. Stamani abbiamo raccolto alcuni commenti a caldo. Ecco le immagini. È assurdo, sono tutte menzogne. È chiaramente un documento falso ed è scandaloso che la stampa lo abbia diffuso. Onorevole, cosa ne pensa il suo partito? Noi diciamo che il documento potrebbe anche essere falso, ma chi ci assicura che lo sia anche il contenuto? E intanto si è appresa la notizia che il Presidente della Repubblica ha sollecitato il trasferimento del noto boss della Camorra riformata in un carcere di massima sicurezza. È tutto da Montecitorio. Fatto spedire 1000 lettere ai miei uomini in tutti i carceri d'Italia. Se mi uccidete, faranno un massacro. Mi dispiace per quello che vi è successo, ma sono contento che vi siete scampato la vita. A me invece mi hanno colpito a morte. Ma sono contento che siete voi a accompagnarmi al cimitero. Così
vi daranno un'altra promozione, no? Forse vi faranno questore, eh? 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 Nessuna promozione, domani stesso verrò trasferito. Ah, ma allora abbiamo pareggiato. Abbiamo pareggiato. Tre mesi di isolamento, ma volevano farci pazza. Ma non ci sono riuscite. E adesso bisogna reagire. Chi si rifiuta di pagare deve essere punito. È punito in maniera esemplare. Selezionare le vittime senza contare i morti. Stai. Esecuzione esemplare, sì. Esecuzione calma. Esemplare. Calma. Esecuzione esemplare. Calma. Dobbiamo stare tutti calmi. Ti ho portato Anna. È di là che aspetta. No. Di là voglio venire. Ti voglio venire a Cirin. All'unica. Cirin già sta. È a Roma. E ha tirato fuori tutte le carte. L'ha fatta tra mai, Polizia. Quanti ne ha gambizzati. Eppure quelli dei servizi segreti hanno zombato all'aria. Quelli dei servizi segreti Ciro devono saltare. Non ha niente. Ciro non ha fatto niente. Che? Vuol dire che io sto in galera a marcire, Issa? Non ha fatto niente. Ha pensato solamente ai cazzi suoi. Passate dall'altra parte. E purissa mi ha tradito. E purissa mi ha tradito. Certo. Ci l'ha tradita. E tutti quelli che stavano con noi o sono morti o hanno tradito o tradiranno. Eppure tu hai tradito. Io non ho mai tradito. Hai tradito me. Te sei mai chiesto come fosse stata la vita mia se non ci fosse stato tu? Te l'hai mai chiesta? In tutti questi anni hai chiesto sempre degli altri. Mai a me. Se ero stanca. Si stava male. Se riusciva a dormire. Solo ordine. A circa, a circa là. Tu vuoi salvare Ciro. E l'hai sempre pensato che lo voleva bene. E allora forza. Partite insieme a ballata sulla mia pelle. A ballata, a ballata, a ballata. Rosa, ti ricordi? I camorristi ragionano sempre col cervello. Mai con il cuore. Rosaria, che ci fai qua? Non mi fai entrare. Certo. Chiura la porta.
Dammi tutte le carte e i documenti. Ma che significa? Significa che se tu tieni paura di battere i pugni sopra il tavolo, allora ci penso io. Dammi la lettera del segretario del partito e tutti i verbali delle riunioni. Ma quali carte? Non esiste niente di scritto. Rosa, tu lo devi capire. Tuo fratello ha sbagliato tutto. Sì, è stato bello. È stato grande. Ma adesso è finita. È stato bello. È stato grande. Ma è meglio che ci scordiamo. È vero. Ramano va a sacire. Uno solo. Ho chiesto di avere un colloquio con lei perché ho deciso di collaborare con la giustizia. Qual è la prova della vostra buona fede? Perché dovrei crederle? Il professore ci ha tradito, ha ci farà giro a tutto quanto. Ha già ordinato la mia morte per salvarsi la faccia con quelle di Cosa Nostra. Ma io sono un uomo d'onore e dico tutto che la cassaccia, cominciando agli omicidi che io ci ho commesso. E che stimano, signor giudice, l'hanno ucciso tanto, ma tanto. Mi basta come prova. Dirò tutto. Nome, cognome, affiliati e comparieri, mandanti ed esecutori, ora, luogo e date di tutti gli intrighi camorristici che voi da soli, con rispetto parlando, non scoprireste mai. Cominciamo dalla camorra riformata. I miei soldati arriveranno, lo so.
Lo so, lo so, lo so, mi verranno a liberare, sarà un assalto grandioso. Lo so, mille cavalieri armati scenderanno dal cielo e altri mille sorgeranno dal mare e allora arriverà il giorno della mia vendetta. Professore, c'è una visita per voi in parlatorio.